tutti così numerosi ad ascoltare l'argomento di questa sera, in cui si parlerà di smart working, ma si parlerà anche di creatività, di lavoro femminile e di imprenditoria. Mi rendo conto che è molto lontano dal tema e anche dalla leggerezza con la quale vorremmo affrontare questa serata, però io credo sia opportuno, d'accordo con i relatori, partire con un minuto di silenzio per le vittime oggi in Spagna. Grazie. Questa sera parleremo di creatività, impresa, imprenditoria, guardandola dal punto di vista femminile e non solo. E prima di introdurre gli ospiti di questa sera, vorrei che partisse un piccolo video per spiegare, di presentazione, per spiegare il tema della Women Economics dal punto di vista dei numeri. E poi cominciamo subito a entrare nel dettaglio degli interventi e spiegheremo anche alcune cose che verranno presentate adesso nel video. Thank you.
può essere in qualche modo il nostro piccolo omaggio a tutte le donne che hanno generato delle piccole rivoluzioni, ognuna nel loro settore, nel campo imprenditoriale, nel campo della battaglia per i diritti civili e per le varie opportunità. E non vi preoccupate se alcuni dati erano scritti in inglese, perché parleremo anche in italiano e soprattutto faremo vedere come questi dati in realtà possono essere facilmente traslabili anche in Italia, dove abbiamo ancora molte cose da fare per raggiungere la vera ed effettiva parità tra uomini e donne nel campo della politica, nel campo delle istituzioni, nel campo dell'imprenditoria, nel campo del lavoro. Il problema della conciliazione tra la vita ed il lavoro è un problema che riguarda tutti, ed è per questo che per una volta sono contento di essere in minoranza. Grazie Alessandro per essere anche tu in minoranza qui con me nel panel di questa sera, ma volevamo dare il senso che è anche un po' il taglio della serata, cioè far sì che questi problemi non siano solo ed esclusivamente dei problemi di genere, ma siano problemi di tutti, cioè siano problemi che accomunano gli uomini e le donne. E lo faremo con Irene Tinaldi, parlamentare onorevole della Camera dei Deputati e firmataria del disegno di legge sullo smart working, di cui parleremo questa sera. Lo faremo con la vicepresidente Elisabetta Gualmini, docente e entrambe, devo dire, autrici di libri di cui poi parleremo durante il corso della serata. Lo faremo con Alessandro Alberani, segretario generale della CISL dell'area metropolitana di Bologna, con Francesca Ferrazzi, imprenditrice e fondatrice delle Baccanti e Project Manager. Lo faremo con Elena Giannino, diciamo esperta di creative problem solving, e qui anche come Minerva, che rappresenta l'associazione delle donne di Federmanager. Quindi avremo molti temi da affrontare durante le serate. Io partirei subito coinvolgendo l'onorevole Tinaldi, che è stata una delle prime firmatarie di questo disegno di legge sullo smart working, ma è anche autrice di vari libri, tra cui l'ultimo, Un futuro a colori, che in qualche modo, se mi consenti, è una dichiarazione d'amore anche rivolta ai giovani e alle giovani generazioni, affinché perseguano, coltivino i loro talenti e in qualche modo raggiungano il loro senso di felicità anche e soprattutto attraverso la propria sfera professionale, la propria sfera affettiva e familiare. Ecco, partiamo da un dato. L'osservatorio dello smart working del Politecnico di Milano ha stimato in 27 miliardi di euro, 27 miliardi di euro in più di produttività, il possibile output, la possibile buonuscita sul tema del lavoro agile. Il lavoro agile, di cui parleremo questa sera, o se volete in termini inglese, lo smart working, non deve essere considerato solo dal punto di vista tecnologico, ma, ed è questo il senso che cerchiamo di dare alla serata, deve essere utilizzato soprattutto come una chiave culturale per far sì che l'organizzazione del lavoro cambi e in qualche modo si passi dallo schema classico fordista del timbrare il cartellino a quello del raggiungimento dei risultati attraverso la flessibilità sulla sede e sull'orario. Ecco, la prima domanda, che vuole essere anche una provocazione all'onorevole Tinaldi, è questa: perché lo smart working, perché una regolamentazione del lavoro agile dovrebbe riuscire lì dove invece il telelavoro ha fallito? Come facciamo a far passare l'idea anche culturale che oggi stia cambiando il mondo del lavoro, soprattutto che impatto può avere questo cambiamento sul lavoro delle donne? Grazie.